vedere come mi faccio la treccia ai capelli. È un video che mi hanno chiesto, al momento non mi ricordo più chi me l'ha chiesta questa cosa, però se trovo il nome lo metterò qua sotto sicuramente, e quindi andiamo a fare questa treccia. Allora, era tantissimo tempo che non me la faccio, però mi insegnarono a farla una ragazza, e praticamente bisogna prendere questa ciocca centrale sopra. Io la faccio vedere in un modo molto semplice, spero che capiate, e magari non verrà perfetta, perché comunque ragazze farsela da sole non è semplice, però potete prendere spunto per poterla fare a un'altra persona. Allora, una volta diviso le tre ciocche sopra, andiamo a prendere la prima e la giriamo e iniziamo a fare la treccia, tirando molto molto per bene. Una volta fatto questo, andiamo a prendere la seconda ciocca. Io ho tantissimi capelli, quindi è ancora più complicato, ma vedrò di farcela. Anche perché devo andare a tratto dietro, poi giro l'altra e vado a prendere questa qua. Poi bisognerebbe avere il pettine da tirarseli per bene dietro, quindi potete capire che da sole non è facile. E continuate sempre in questo modo, prendendo ciocchetta per ciocchetta ogni volta che si gira. Vedete? Sempre prendere ciocca per ciocca e girarla. Cioè, se adesso voi questo metodo lo usate con un'altra persona, vi verrà sicuramente molto molto meglio della mia treccia. Però se ci si mette con calma e tranquillità, ce la si può benissimo fare anche da sole. Calcolate che io adesso ho una massa di capelli pazzesca, ma chi ha meno capelli di me sicuramente andrà molto molto meglio. E finita, andiamo semplicemente a intrecciare come sempre la treccia. Non so se riesco a farvela vedere. Spero, perché veramente io così non vedo un tubo. E poi me la giro per finire l'intreccio. Perfetta ragazze, ve lo dico già, non sarà venuta, perché ci vuole molto, cioè molto più tempo, molto più pazienza, però io vi ho dato l'idea di come andarlo a fare. Adesso io ho questo elasticone enorme. Ora, con un pettine andiamo a tirare bene i capelli. E voilà. Io adesso non so se riuscirò a farvelo vedere per bene. Vi farò una foto adesso allo specchio
e poi vedrete per bene la treccia come vedete. Se vi è piaciuto questo video tutorial, un pollicione in su e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao da Paola!